Ragazzi, per il dibattito, vatti sul mio canale, io sono Magnus. È da poco uscita la notizia che è possibile preordinare Mafia Trilogy. Naturalmente, qua sotto il video, qua sempre su un bel commento, un bel mi piace. Naturalmente, sto parlando della versione fisica. Vi lascio il link in descrizione se volete, naturalmente, acquistarla. Fate in fretta perché la versione Xbox One sembra già terminata. E cerchiamo di capire che cosa comprende questa confezione, perché comprenderà praticamente tre giochi. Innanzitutto sappiamo che uscirà il 28 di agosto e comprenderà praticamente al prezzo di 61 € tre giochi. Sapete benissimo che il 2 e il 3 sono già disponibili in versione rimasterizzata, mentre invece per il 28 si aspetta, 28 di agosto, si aspetta soltanto il primo, che sarà una versione remake. Ma analizziamo bene che cosa comprende questa confezione. Abbiamo innanzitutto il bonus preordine, che vabbè, può interessare oppure no. Ci abbiamo, comprende l'outfit esclusivo di Don, la limousine Smith versione 12 e anche la pistola Gold semi-automatica. Ma comprenderà soprattutto Mafia Definitive Edition Remake, il primo. Su questo remake bisognerà naturalmente capire bene perché è sicuramente una versione migliorata a livello della qualità, a livello delle texture. Ci saranno delle cose aggiuntive, bisognerà capire se si tratterà soltanto di oggetti, veicoli, moto o si tratterà anche delle missioni in più. Certo, è normale che ci si rende conto che il finale non potrà cambiare. Se non l'avete giocato, naturalmente non ve lo dico perché non ve lo voglio assolutamente spoilerare, considerando il fatto che il primo è stato naturalmente epocale. Non si sa se cambieranno anche il doppiaggio, perché anche il doppiaggio nel primo è stato sensazionale, per cui cambiandolo bisognerà capire come verrà cambiato, perché bisognerà fare un buon lavoro. Spero naturalmente di no, perché proprio il doppiaggio era una figata naturalmente pazzesca. Quindi, oltre al primo in versione remake, avremo anche il 2, Mafia 2 Definitive Edition in versione rimasterizzata e anche il 3, Mafia 3 Definitive Edition in versione rimasterizzata. Certo che sul 2 e sul 3, soprattutto sul 2, ci si aspettava di più. L'ho provato naturalmente dal punto di vista in versione PC e considerando il fatto che la vecchia versione, quella originale, aveva anche già delle texture in HD, con questa Definitive Edition che dovrebbe raggiungere anche il 4K, beh, non è che ci sia stato un salto di qualità così notevole. Tra l'altro poi è pieno di bug, avete sentito naturalmente già nel video che ho fatto nell'ultimo, perché stiamo portando la serie pian piano, vediamo naturalmente come va. Ci sono stati tantissimi problemi, non solo dal punto di vista dei glitch, ma soprattutto dei bug, ma soprattutto problemi per ciò che riguarda il setting del controller. Non so per quale motivo, ma grazie poi successivamente a una patch, all'inizio il gioco non riconosceva il controller. Poi fortunatamente hanno realizzato una patch che ha risolto questo piccolo problema. Per cui tre giochi a 61 €. Secondo me è un po' altino come prezzo, perché considerate il fatto che Mafia 3 fu anche regalato con il Plus, per cui secondo me forse anche un po' alto. Certo, bisognerà aspettarsi di capire come sarà il primo, perché se sarà sicuramente molto migliorato, ed è difficile perché parliamo già di un gioco top, migliorarlo, però diciamo che avremo la possibilità di avere un cofanetto che racchiude un capolavoro e mezzo, perché il primo è stato un capolavoro, il secondo mezzo capolavoro, sul terzo non commento perché personalmente non mi è piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Bye.